Un incidente ancora senza un perché, la morte di Sandro ed Elisa Prada, padre e figlia, finiti in un dirupo con la moto, ha scosso la comunità di Casalino di Pergine. Martedì pomeriggio i funerali. Dunque saranno celebrati martedì i funerali di padre e figlia vittime di un incidente in moto a Pergine. Le indagini devono ancora chiarire la dinamica. Il servizio è di Laura Galassi. L'immagine del necrologio li ritrae insieme, sorridenti, papà Sandro, 51 anni, e la figlia Elisa, 13 anni. La notizia della loro scomparsa, avvenuta ieri in un incidente in moto a Nogaré, sulla provinciale che collega Pinea a Pergine, ha colpito forte la piccola frazione di Casalino, dove la famiglia abitava da qualche anno. La dinamica dell'incidente mortale non è ancora chiara e i carabinieri di Borgo Valsugana non escludono nessuna ipotesi. Dalle prime ricostruzioni si è capito che padre e figlia stavano viaggiando in discesa, quando su un tornante l'uomo ha perso il controllo del veicolo. La moto si è infilata in uno dei pochi varchi presenti nel guardrail, finendo per 15 metri in una scarpata, una caduta rovinosa che non ha lasciato scampo ai motociclisti. A ritrovare per prima i corpi senza vita è stata la moglie, giunta sul posto seguendo il segnale GPS del cellulare. Al vaglio dei carabinieri c'è anche un guasto meccanico, in particolare ai freni. Per questo la moto, cilindrata 125, da poco immatricolata, si trova sotto sequestro in caserma. I funerali si svolgeranno martedì pomeriggio alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Pergine, ma tutta la comunità si sta già stringendo attorno alla moglie Patrizia e all'altra figlia della coppia. Nel frattempo, il parroco di Pergine, Don Antonio Brugnara, ha invitato la comunità al raccoglimento e alla preghiera, come modo per partecipare all'immenso dolore della famiglia Prada.